Buongiornissimo ragazzi, buongiorno a tutti e scusate la faccia assonnata, ma mi sono appena svegliato e ho cominciato a vloggare, quindi benvenuti in un nuovo vlog. Innanzitutto ragazzi, mi dovete scusare se non ho vloggato questa settimana, però è stata veramente una settimana very busy. Ho avuto veramente tanti casini col lavoro, quindi non sono riuscito a vloggare, ho anche la camicia aperta del pigiama e niente, siccome sono in ferie questi 3 giorni, ho detto ok, finalmente riesco a vloggare. Avevo anche una serie di video in mente da fare, quindi se 3 giorni mi metto sotto e insomma li registrerò. Niente, io sto facendo colazione, ho anche già preso l'antistaminico perché è arrivata ufficialmente la stagione delle allergie. Sto aspettando che il caffè sia pronto, vi volevo far vedere se riesco a sistemarmi. Sì, sta uscendo il mio caffettino, quindi adesso inizio a preparare la colazione. Vi faccio vedere cosa mangio, nel frattempo chiacchieriamo un po'. Allora ragazzi, la mia colazioncina è pronta. Come al solito, niente, sapete quello che mangio alla fine, sono i miei soliti biscotti con il latte. Niente ragazzi, sono entrato nella quarta settimana di CrossFit e continuo a fare allenamento in maniera molto molto costante. Fortunatamente non avrei mai detto, non avrebbe scommesso un euro nemmeno mio cugino su di me, però mi sono riscoperto molto costante, sono molto contento anche perché sto avendo già risultati come vi dicevo. E niente ragazzi, vi ricordate, avrei veramente mille miliardi di cose da dirvi, quindi penso che questo sarà un vlog lunghissimo, però chiacchieriamo un po' ragazzi, perché è parecchio che non faccio un vlog, è parecchio che non ci riesco. E vi ricordate, feci un video su Instagram Stories dove dissi che avevo voglia di cominciare a registrare un video dove cominciavo a parlare random e vediamo che cosa succedeva, insomma. E niente, perché mi sono accorto che settimana scorsa sarà stato forse lo stress, tutta una serie di comunque di fattori. Sta di fatto ragazzi che avevo un periodo no. Non un periodo no, un periodo boh, perché mentre passavo mi sono accorto che passavo dall'avere momenti di euforia. Ah, ragazzi, questo è un mese che vanno avanti a rompere i coglioni e sono le 9 del mattino, stanno trapanando dalle 7, fino a che io non scendo giù e dichiaro guerra, come vi avevo già detto. E niente, quindi dicevo, io non so se li sentite voi, ma si può. Comunque, dicevo che avevo voglia di parlare un po' e passavo da momenti no a momenti di euforia più totale, dove mi sentivo il frocio più forte del mondo a quello più inutile del mondo. E la verità è che non sto bene, cioè ho qualche problema perché non si può passare. Che palle! Non si può passare da momenti così altalenanti insomma, a momenti di stabilità, anche perché fondamentalmente mi manca un cazzo. Cioè, ho un lavoro che mi piace, ho un fidanzato che mi piace, insomma, ho una vita più che soddisfacente, quindi boh, non lo so. Sta di fatto che non sto bene, ragazzi, io comincio a fare colazione perché ho fame, quindi non lo so, boh. Buoni. I biscotti carbusera sono buonissimi. E niente, io fra un po' mi preparo perché devo andare in palestra. Dopodiché devo andare a prendere il Mister X alla stazione, che arriva di lunedì questa settimana. Quindi passeremo tanto tempo insieme oggi, ragazzi. Vi porterò con me in ogni meandro della mia giornata. E niente, sto anche vedendo ancora le sale dei famosi, che secondo me questa è l'edizione più fallimentare che siamo mai riusciti a fare. Non mi piace. E niente, vabbè, ci aggiorniamo più tardi, ragazzi. Faccio colazione, c'ho fame. Ragazzi, eccomi qui dopo essermi preparato nel mio ufficio, di nuovo nella mia mitica signorina. Sto andando in palestra. In realtà ho anche già accompagnato mio cognato a prendere l'autobus per ritornare a casa sua. E adesso sto andando appunto in palestra. Come potete vedere dal mio outfit, sono in versione ginnica. E niente, dovrebbe anche arrivarmi un pacco. Infatti l'ho detto a mia madre di stare attenta al citofono, perché ho ordinato su Amazon Spagna un CD della Pau che mi mancava, era tipo un'offerta a 4 euro e l'ho preso. E niente ragazzi, c'è un brutto tempo oggi a Salerno, e in genere io sono strano quando c'è brutto tempo a Salerno, perché se c'è brutto tempo io sono
quasi contento perché non lo so, il grigiore e la pioggia mi piacciono, mi aiutano nel conciliare le cose, mi conciliano le cose e quindi non so, mi piaciucchia come tempo. Ragazzi, uno ha appena fatto inversione di marcia in tangenziale, ha vinto. E niente, io sto andando, sono giorni che c'è la tangenziale bloccata qua a Salerno. Ma bloccata veramente forte perché non so perché, però non è manco segnalato niente, quindi non lo so. Ma ragazzi, non vloggavo da tanto tempo, mi siete mancati. Nonostante, e vi devo ringraziare proprio per questa cosa, perché nonostante io non abbia vloggato, ho visto che siete continuati a crescere, quindi siete continuati. Sì, siete cresciuti comunque fra i miei iscritti, quindi io vi ringrazio, vi mando tanti bacini a Zeccosi da Frocio. Vorrei farvi conoscere anche mio cugino, il mio personal trainer, che comunque ha una faccia di cazzo e che in genere non si fa problemi. Però ho provato a vloggare l'altro giorno, non è che provai a vloggare, ragazzi, però tra una cosa e l'altra non riuscii a vloggare fino alla fine della giornata, quindi non lo caricai. Lui non vuole uscire, quindi sì, vabbè, sai che con il sottofondo anche adesso, ragazzi. Occhi che non sono i tuoi. E quindi niente, ragazzi, dicevo, provai a vloggare ma lui non vuole uscire, quindi sì, vabbè, sai che faccio passo, vloggo direttamente nei 3 giorni. Penso di registrare anche un video con Robertina, una challenge ragazzi, quindi io sto andando in palestra e capito che era tutto sbagliato. Mio marito, ragazzi, che era solo l'ennesimo impatto tra la pioggia ed il fuoco. Maledetta la mia gelosia che mi sfugge di mano. Perché ammetto che alla tua partenza preferisco la tua indifferenza. Come mi sento adesso? Ah, ragazzi, a me che la smetto qua di cantare perché sennò facciamo tutta la canzone. Io sono arrivato in palestra, quindi ci vediamo fra poco. Bacioni e bacissimi a tutti. Ci vediamo dopo la palestra o durante, dipende dal mio cugino. Prendimi le mani adesso, ascoltami perché. Ragazzi, voglio morire, ho appena finito di fare allenamento. Mamma, sono stanchissimo, le braccia a pezzi, però mi sento forte e fermo, forte e carico, ragazzi. Scusate, ma devo mantenere la videocamera perché qua balla tutto. Niente, adesso ando a casa, devo fare da chauffeur. E oggi, come vi avevo annunciato, sto con Roberta e Mr. X. E niente, ragazzi, ci siamo uccisi di allenamento. Vi ricordo sempre che vi lascio il profilo di mio cugino nell'info box. Per chi volesse farsi seguire da lui, io insomma, i risultati li sto vedendo e come, cioè, in un mese, ragazzi, io sono migliorato tantissimo grazie a lui. E credetemi, né io né lui né nessun altro avrebbe scommesso un euro su di me perché purtroppo non sono mai stato una persona costante nell'allenamento fisico tanto quanto lo sono nella dieta e nell'alimentazione, che su quello veramente sono al grammo. Quindi noi ci aggiorniamo fra un pochino, ragazzi, ci facciamo una bella chiacchierata e anche perché dovrò aspettare in macchina, quindi mi farete compagnia. E mentre Mr. X mangia prosciutto e pomodoro, io sono con il pranzo healthy, quindi riso integrale con tonno e pomodoro. Buon appetito! Ragazzi, la mia è ufficialmente una vita passata in macchina. Nonostante sono in ferie, sono andato a prendere mia madre al lavoro, dopodiché devo prendere Mr. X e andiamo a casa di Roberto, dobbiamo andare a fare una sorta di mini trasloco, deve spostare delle cose, dei mobili da da un garage all'altro, quindi ha chiesto aiuto a me e Emil, che infatti mi sono messo la felpa per stare comodo con la tuta. Niente, sono andato a prendere mia mamma e come vi dicevo stamattina c'è il cattivo tempo, io quando c'è il cattivo tempo mi sento carico stranamente. Mi piace anche fare allenamento al sole, freschi, perché si sta bene. Però stranamente mi sento carico. Niente, ragazzi, come dicevo, sono altalenante perché passo da momenti in cui voglio morire, non me ne va bene una, al fatto che posso essere l'uomo più potente di questo mondo non va bene, ho qualcosa che non va. Comunque ho visto che è uscita una nuova pratica sessuale. Che
si chiama Rusty Trombone, ragazzi. E è carina. Ho letto su Cosmopolitan che è molto molto carina. Sì, sì, sì. Mister X, a te che guardi questo vlog, attivati. No, sto scherzando, ragazzi, perché sennò mi banna nel video. E niente. Sto sparando un po' di cazzate random, a quanto pare. Proprio perché era tanto che non vloggavo, quindi tante cazzate rimaste assopite nel corso di questa settimana senza vlog stanno venendo fuori. Mi sta anche fortunatamente ricrescendo la barba, che la mia responsabile ha detto che deve ricrescere assolutamente. E niente, ragazzi, quindi vi farò vedere che cosa faremo, cosa sposteremo. Ho ancora un po' di riso sullo stomacchino, nonostante fosse molto molto leggero. E niente. Oddio, due brutti. Ma che paura. Vabbè, bimbi, ci aggiorniamo dopo, dai. Ragazzi, siamo stanchi. Abbiamo fatto i traslocatori. Qua c'è la manina di mamma mia. Saluta, stanca. E niente, adesso andiamo a casa, ci andiamo a rinfrescare, a riposare, a giocare a PlayStation. Ho anche la tosse. E dopodiché viene Roberta a cena da noi. Io sempre cucina healthy e Mr. X sempre 36.000 panini col prosciutto e bocconcino. Quindi, buon pomeriggio, buon riposo a voi che tornate dalle vostre famiglie dopo il lavoro. Io sono in ferie e a più tardi.